Podcasti. Buongiorno Elio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben ritrovato. Grazie dell'invito, grazie. Di che, anzi, facciamo chiarezza su tante cose, perché poi quando si parla di sindacato chiaramente le cose da prendere in considerazione potrebbero essere tantissime. Certo. Il tempo a disposizione non è proprio così tanto, sì. Però siccome quest'estate tante associazioni, tante proloco, tanti artisti, ma artisti, attenzione, dall'artista di strada al DJ, al cantante, alla band, ecco sì. Chi sono gli artisti. Chiaramente siamo incappati tutti quanti in delle problematiche. Sì, ahimè, come facciamo? Sì, diciamo, vabbè, artisti, per inciso, è un settore di Confesercenti che si occupa appunto di musicisti, artisti, insomma, di vario genere, uno dei maggiori sindacati che cerca di fare un po' di chiarezza, ma esatto, anche a tutela e promozione degli artisti. Diciamo che il mondo, soprattutto della questo settore, è un po' presenta molteplici sfaccettature. Esatto, per cui, un po' lo sbaraglio. Perché non siamo proprio leggende, lavoratori sì. Inquadrati sì. Come tutti i lavoratori esatto. In generale. Un po', per cui si crea spesso esatto. Confusione e leggende metropolitane che si leggono nei vari blog, eccetera. Diciamo che l'artista ha la sua cassa di previdenza che è l'EMPALS, ora è stata assorbita dall'INPS, ma comunque è un settore. È una gestione separata, per cui si chiama IMSS, gestione ex EMPALS, prevede che appunto chiunque ingaggi un lavoratore dello spettacolo, sia esso un musicista, un artista, come dici tu, qualsiasi genere, certo. Debba provvedere a degli obblighi appunto contributivi, no? Così come si chiama un operaio, certo. Un cameriere e quant'altro. Per cui chi organizza un evento e quindi ingaggia un lavoratore dello spettacolo sottostà a questi obblighi. Succede che l'artista può anche munirsi lui di agibilità EMPALS, e quindi si paga da soli contributi o attraverso associazioni cooperative nelle quali si iscrive, per esempio, oppure può prendere una partita IVA come libero professionista, lavoratore autonomo esercente attività musicali, ma questo solo nel caso in cui appunto sia che eserciti attività musicali, per cui il cantante, il musicista e il DJ. Non può farlo, per esempio, ecco, una presentatrice. Come te, bravissima, ma non puoi iscriverti come autonomo, ovvero ti puoi iscrivere, fiscalmente ti iscrivi, ma poi i contributi te li devono sempre pagare gli altri. Invece nelle figure che ho detto prima se li possono versare, quindi il 33% è tutto a carico del lavoratore e esonera il committente da tutto il resto. Le altre figure appunto si possono iscrivere in associazione eccetera e quindi i rapporti di lavoro si instaurerebbero tra le associazioni cooperative di cui gli artisti fanno parte e i committenti che può essere un pub, una discoteca, piuttosto che è quello che dicevi tu, delle associazioni, delle prologo, eccetera, e quest'estate, insomma, no, abbiamo visto quante esatto. Sagre, quante feste. Esatto. E ma poi andiamo anche incontro ad altre feste, perché adesso arrivano sì, quelle del vino la birra, sì. La castagna, esatto. La salsiccia, insomma, chiaramente facciamo chiarezza. Sì, il povero comitato che si trova lì, magari, che esatto. Si mettono insieme per fare questa festicciola finalizzata veramente a reperire anche dei fondi, no, per la propria associazione, per gli scopi sociali, eccetera, esatto. A volte si trovano in queste incombenze burocratiche che in buona fede, diciamo, le ignorano. E per cui quando ingaggiano l'artista, il musicista, piuttosto che il DJ, piuttosto che altre cose, dovrebbero ottemperare a tutti questi obblighi, quindi fare le comunioni, si instaurano dei veri e propri rapporti di lavoro. Ipotesi, facciamo un sì, esempio molto pratico, cioè soltanto. Se uno prende una band sì. Di 7 persone, per esempio, si instaurano 7 rapporti di lavoro, tra i singoli 7 elementi privati e il committente, che in questo caso può essere un'associazione, una prologo, un'associazione culturale che è quindi un comitato. Quindi non basta la fattura da parte della band. No, la fattura soddisfa, se questa band fosse associata per esempio a un'associazione cooperativa gli può fare la fattura, ma l'associazione cooperativa dovrà garantire anche la posizione contributiva, per cui ci sono varie formule, poi ci sono anche delle forme di esenzione per quanto riguarda la musica dal vivo, per chi fa un'altra attività prevalente, sì. Ma i rapporti di lavoro, se queste persone appunto sono soggetti privati, si instaura sempre tra il committente, colui che cioè organizza l'evento, e la persona fisica. Quindi comunicazione al centro per l'impiego, versamento, quindi dici ma se io gli do X euro, poi questo mi fa la prestazione occasionale, appunto è la prova che si è instaurato un rapporto di lavoro e anche se fosse gratis, siccome è una categoria ascrivibile all'EMPALS appunto, ha diritto sì. Ad un contributo
lo stesso alla comunicazione al centro per l'impiego e ha diritto, è un lavoratore come un altro per cui ha diritto alla sua contribuzione. Quindi al contributo sì, magari te lo vuole fare sì. gratis, però il contributo sì. glielo devi versare comunque. Noi diciamo sì. queste cose non solo per dare degli input alle associazioni, alle proloco, alle insomma, società sportive che pure organizzano sì, sagre sì, per certo. cercare di reperire del denaro Chiaro. E poi investirlo nella società certo. sportiva in questione, certo. ma lo diciamo anche per tutte quelle persone che ecco, nascono per fare cantanti solisti. C'è fatto caso che certo. in tantissimi no, prendono la via del cantautorato, se Chiaro. Vogliamo. Certo. E io ne vedo tanti anche su Facebook, in tantissimi mi chiedono l'amicizia sì. proprio perché insomma si fa questo mestiere. E vengono scoraggiati. Non e sono scoraggiati, altri invece non conoscono proprio non invece conosco. I passi importanti. Certo. Sì, infatti spesso noi riceviamo diciamo, mail. Beh, ti vengo con una cassa a sì, fare un po' di karaoke. Sì, sì. Non funziona non proprio funziona così. Così. Ecco. Mi raccomando. Sì, dai, perché poi, ripeto, la via per la regolarizzazione è talmente semplice che ingarbugliarla risulterebbe più difficile che farla in regola, per cui ecco noi quindi... possiamo essere a disposizione per ogni dubbio così che uno esatto. possa avere, ma voglio dire ci sono anche dei consulenti in giro anche molto qui preparati nel molto però preparati. Fra poco torneremo a parlarne, state con noi. E siamo un po' così, un po' liberi, un po' frivoli come Nelly Furtado canta e non dobbiamo esserlo nelle questioni burocratiche, legali, eccetera, eccetera, per quanto riguarda il lavoro. Né assolutamente dobbiamo esserlo nel lavoro da artista e quindi questo di cui stiamo parlando e cercando di approfondendo con... cercando di approfondire con Elio Giobbi, uno dei maggiori sindacati che lui è, insomma, capeggia, no? È presidente dell'Assoartisti dell'Adriatico, chiaramente stiamo cercando di dare le informazioni giuste per non farvi sbagliare. Per esempio ad associazioni, a Proloco, chiaramente loro hanno tutti dei commercialisti, però cercate di informarvi per bene perché non è sempre tutto normale. Sì. In questo settore si sbaglia spesso e volentieri, ma non per un problema di voler fare finta di niente, ma è proprio un problema di leggi che cambiano all'ordine del giorno, problematiche che subentrano e situazioni che poi convivono tutte insieme. Per esempio, può succedere che in una serata si possa fare sagra, c'è non so, l'intrattenimento musicale, c'è il comico, c'è quello sì. e c'è quell'altro, insomma, e convivono più situazioni, quindi certo. Borderò, SIAE, Empals, sì. contratti, fatture, insomma. Sì, certo, cioè, ecco, diventa però, tutto difficile. Per carità, noi non vogliamo essere i detentori della verità. Della verità, per carità, però ecco, cerchiamo un attimo di sviscerare le varie situazioni, perché se ne sono veramente, tu ne hai citate, se non il 5%, ma ce ne sono veramente tanti. Tanti. No? Anche perché arrivano i controlli, arrivano, ecco, ve lo questo che volevo dire, arrivano. Perché quest'estate, ecco, nel territorio sono state controllate anche dei semplici comitati, hanno esatto. fatto una sola festa l'anno, sì. no? Quindi, sono ecco, stati batostati. Sì, perché poi lì... sono andati 5 anni indietro, no? Perché lo possono fare, quindi sono andati a vedere tutti anche voglio dire i permessi, se uno prende un permesso alla SIAE perché hai chiamato un lavoratore dello spettacolo, se hai fatto una festa, quindi voglio dire, quindi con l'ispettorato del lavoro, eccetera, gli enti preposti, ma per carità, sacrosanto che il lavoratore dello spettacolo debba avere ha un suo diritto avere il contributo. E, ripeto, siccome ci sono anche delle fasce di esenzione, sarebbe un peccato prima di tutto che venga precluso, perché io ti dico proprio per esperienza che molti organizzatori di spettacolo, pur volendo, appunto perdendosi poi nella burocrazia, dice ma chi me lo fa fare, certo. e a volte non chiama l'artista o non fa musica o fa tutt'altra certo. cosa, capito? Quindi è veramente un peccato, questo ne va della cultura, ne va della musica, ne va dell'artista, cioè quanti ragazzi che magari possono essere scoraggiati da questo mondo, esatto. vengono spesso anche da noi ragazzi che sono stati anche negli enti, vanno all'INPS, vanno all'EMPALS, vanno alla SIAE, e magari è così, loro sono profani di questo e vengono con delle informazioni frammentarie, esatto. per cui cerchiamo di ricomporle. Ripeto, noi siamo a completa disposizione, siamo un sindacato, la esatto. mail, il sito assoartistidell'adriatico.it. Ma poi una chiacchiera, quanto vuoi che costa? Zero. Parliamo di un minimo contributivo dell'Empals che ad oggi è di 16 euro, voglio dire, per cui ecco, un minimo sindacale. Ecco, a fronte di 16 euro direi di non incappare in multe, vi prego, quindi per 16 euro facciamolo. L'unico problema è tutta la burocrazia che c'è dietro, sì, quindi ma quello... devi viaggiare da ente a ente per capire, per cercare di sì. metterti in regola. Questo è più semplice di quando adesso lo stiamo raccontando. Se lo rimettiamo a spiegare sarebbe più complicato di quello che veramente è. Effettivamente. Ecco, allora, esatto. assoartistidell'adriatico.it, questo sì, è il sito, sì, giusto sì, Elio? Sì, e poi chiaramente
centro commerciale Smeraldo, San sì. Benedetto del Tronto, presso per quanto riguarda esatto, presso la Confesercenti, per quanto riguarda questa sede di cui stiamo giustamente parlando adesso. Ma poi chiaramente all'ascolto ci possono essere tantissimi amici di tantissime altre realtà, e quindi insomma fate riferimento al vostro comune, alla vostra realtà, perché poi chiaramente prendiamo in considerazione la parte dell'Abruzzo, la parte del nord delle Marche. Certo, quindi, noi sortisti state su tutto il territorio nazionale. Poi nelle sedi di Confesercenti non sempre c'è la persona preposta, per cui diciamo che il centro Italia è uno dei settori più operativi in questo senso, per la, insomma, il disbrigamento anche delle pratiche, esatto, e quant'altro. Bene, grazie. Bene, abbiamo già dato altri input, presto tornerai a trovarci per, mi raccomando, dare altre dritte. Grazie davvero Elio Giobbi che è stato con noi, salutiamo gli amici degli Artisti dell'Adriatico, grazie a tutti voi che siete stati con me. Mi raccomando, già da oggi pomeriggio su yant.it l'intervista in esclusiva con Giordano Napolano della San Benedettese Calcio, mentre noi torniamo domani mattina alle 11. Un bacio.